tutte e ben trovate sul canale. Benché io abbia il turbante in testa, oggi non parliamo di skincare come solitamente succede, ma parliamo di make up e in particolare dei prodotti Shine nuovi che ho preso, che quindi ho già avuto modo di testare e ve ne voglio parlare. Ho voluto testare in particolare prodotti per le sopracciglia, quindi andremo a vedere insomma da vicino che cosa ho preso, correttore, un duo per le labbra, insomma un po' di cosine. Eccoci qua. Allora, ho preso un altro contenitore porta pennelli, ce l'ho già così, a parte i colori fantastici, ce ne sono veramente tantissimi, costo irrisorio, sotto i 4 euro se non sbaglio, e lo trovo molto molto comodo perché oltre ad essere bello robusto ha un costo super accessibile rispetto anche ad altri marchi che magari li fanno molto più costosi e questi non hanno nulla a che invidiare. Poi ho preso un'altra cosina molto carina, ossia il porta beauty blender, così per farlo asciugare, quindi proprio a forma di beauty blender. Quindi ci si infila dentro, una volta lavata, non è questo il caso, la si mette dentro ad asciugare, quindi ha modo di asciugarsi all'aria però senza prendere umidità, perché ovviamente i buchini lasciano evaporare l'acqua, quindi molto molto carina, mi piace tantissimo. Poi che altro ho preso di cose? Ho preso ben tre pennelli da make up, sono questi qua, uno da taglio angolato, uno piccolino da dettaglio e un altro da sfumatura, però piccolino insomma da precisione. I primi due li ho presi per provare, diciamo, per l'eyeliner e quello angolato anche per le sopracciglia, e vi dirò che mi è piaciuto molto. Quello che mi ha convinto forse un po' meno è proprio questo qui piccolino da dettaglio, perché credo che abbia le setole non proprio tagliate bene e soprattutto molto corte, quindi magari fossero state un pelino più lunghe avrebbero magari fatto la differenza. Tende un po' a spelare, insomma. Pagato mi sembra 50 centesimi, 75, poca roba, però insomma magari questo non lo consiglierei, diciamo così. Passiamo subito ai prodotti per le sopracciglia. Ho preso di She Glam, quindi il marchio di Shine, dei make up per eccellenza, il gel per le sopracciglia, quindi colorato. Magari lo metto su quest'occhio e di qua metto la matita, se facciamo così. L'ho scelto nella colorazione top, quindi tortora, ossia un marrone abbastanza freddo, pennellino molto piccolino, molto comodo, e il colore è giusto per me. Il gel per le sopracciglia può essere utilizzato o applicato sopra a una matita per sopracciglia, quindi va, diciamo, a fissare quello che abbiamo già messo e gli dà questo effetto colorato, oppure se abbiamo già di nostro una buona forma ma vogliamo soltanto un po' fissarla, lo possiamo andare a mettere anche così, diciamo, assoluto, senza altro sotto. Nel mio caso insomma le sopracciglia non sono proprio granché, quindi vado a prendere un'altra matita, non userò quella di Shine che adesso vi spiegherò. Quindi una volta messa la matita possiamo andare a fissarla con appunto questo prodotto colorato, quindi andrà a dare, diciamo, questa finitura colorata e fisserà le sopracciglia. Devo essere sincera, mi piace molto, l'ho già provata diverse volte e dura tutto il giorno, quindi insomma assolutamente consigliata. Non l'ho applicata con l'altra matita che ho preso, proprio sempre di She Glam, perché è una colorazione un pochino diversa, è un po' più marrone piuttosto che tortora, leggermente più marrone, che comunque è molto adatta a me, quindi va bene per tutte le carnagioni medio chiare, con i capelli per esempio biondo cenere o castano chiaro, insomma. Ve la faccio vedere, anche questa mi è piaciuta moltissimo perché ha il tratto molto molto sottile, è super scrivente. È possibile fare l'effetto pelo, quindi davvero ottima. Anche in questo caso il prezzo è veramente irrisorio, mi sembra siamo intorno ai 3 euro,
però appunto è un pelino più scura rispetto al gel che ho preso. Questa è la tonalità Ash Brown, che è sempre appunto biondo cenere, però è proprio un'altra formulazione, diciamo così. Da quest'altra parte abbiamo il pennellino, quindi il pettinino, quindi possiamo andarlo a sfumare bene e anche questo, insomma, anche questo risultato è più definito, diciamo, rispetto all'altro. Questo magari è un pochino più naturale, però insomma è molto molto bello. Anche questa dura tantissimo, quindi andate sul sicuro. E quindi questo era l'aspetto sopracciglia. Poi ho preso il correttore che avevo già preso un'altra volta, era la tonalità Coconut Flakes. Invece questa volta ho preso Madeleine e mi era piaciuto molto perché è estremamente coprente, non si infila nelle pieghette. Adesso vi faccio vedere su un occhio così potete vedere anche la differenza. E anche questo non è affatto male. Non so se in video si vede, ma dal vivo copre moltissimo. E questa tonalità nel mio caso è anche abbastanza illuminante, mentre l'altra Coconut Flakes era un po' più pescata, quindi non andava a illuminare, semplicemente andava a limitare le discromie, insomma un po' di difetti. Anche questo super consigliato, resiste tutto il giorno, è molto pigmentato. L'unica cosa che forse è un po' mistona è che possa leggermente macchiare, però non ne sono sicura. Questo qui ho fatto la prova, non so se si vede, la prova ieri, e nonostante abbia lavato le mani tante volte è rimasto ancora un po' il segno. Non so se appunto trasferisce un po' di colore, devo vedere insomma. Poi un'altra cosa che ho preso per gli occhi, più che altro era uno sfizio perché penso lo userò veramente molto poco, è questo prodotto qui della linea Stay Wild, tonalità Icy, ossia questo gel glitterato molto 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 carino, che si mette diciamo sugli occhi, insomma sul viso. È veramente carino, all'interno ci sono tutte piccole stelline, mezze lune, insomma è una cosa un po' sfiziosa, stellare, vediamo se si vede. E l'ho preso più che altro per sfizio, era poi scontato, quindi mi sembra prezzo pieno 3 euro, l'ho pagato forse 1,80 euro, quindi proprio per sfizio. Non ve lo farò vedere applicato sugli occhi per ovvie ragioni, insomma. Veniamo invece ai pennelli, quindi andrò ad utilizzare il mio eyeliner preferito, quello di Inglot in gel. E voglio farvi vedere la stesura con il pennellino questo qui da dettagli che vi dicevo prima e anche l'altro angolato. Come vedete, diciamo, non lascia un tratto proprio precisissimo, per cui insomma non mi ha convinto proprio benissimo. Invece quest'altro angolato riesce a fare qualcosa di un po' più preciso. È un po' più preciso, mettiamoci pure che si sta seccando il gel, quindi non collabora. E per cui però insomma preferisco più questo angolato a quello piccolino da dettaglio. Questi qua invece per appunto per le sfumature, per l'ombretto, sono veramente carinissimi e super super comodi. Vi faccio vedere proprio una cosa leggera. Sfumano molto bene, sono molto delicati sulla pelle. Le setole sono morbide seppur sintetiche. E devo dire che sono tagliati molto bene. Quindi super promosso. Adesso andiamo a vedere l'ultimo prodotto make up.
ossia appunto questo duo Glam 101, ossia due estremità. La prima estremità ha una specie di matita labbra dalla punta non troppo sottile, dall'altra invece ha proprio un colore per le labbra. Dovrebbe essere tonalità soft chai, quindi la 101, sì, soft chai, e vi faccio vedere come vengono sulle labbra. È molto naturale come effetto, quindi non vi aspettate una cosa molto marcata, perché volevo appunto provare una cosa naturale. Fate finta che non ci siano i brufoletti. È una sorta di marrone terra, non troppo scuro. Devo dire che già così di suo è molto molto bello, ma lo andiamo ad impreziosire con l'altra estremità e quindi andiamo a mettere il rossetto. Rossetto che è un po' più chiaro, è un po' più terracotta, diciamo così. Ed insieme, una volta sfumati, danno questo risultato molto naturale, molto molto bello. Non ha l'effetto della tinta labbra, quindi che dura tutto il giorno, che si fissa sulle labbra e lì resta, perché ovviamente è un prodotto cremoso, un rossetto normale, però ho visto che ha una buona durata, quindi al di là del fatto del mangiare o meno, se non si mangia può durare anche 6 ore, ovviamente una volta che mangiamo verrà, si scioglierà e quindi niente, si toglierà. Però insomma è molto molto carino questo abbinamento, mi è piaciuto tanto, ce ne sono mi sembra altre 5-6 tonalità, tutte che vanno un po' più sullo scuro. Però insomma anche questo qui 3 o 4 euro è costato veramente poco e devo dire che mi ha soddisfatta molto. È una tonalità poi che non avevo, rimane anche molto morbida sulle labbra, non va a seccare, non va a evidenziare insomma troppo la grana delle labbra. E quindi devo dire promosso anche lui. Quindi diciamo che la cosa che mi ha soddisfatto un pochino meno è soltanto il pennello da dettaglio, il resto devo dire molto molto tutto molto valido. Ho preso poi alcune cose che non sono di make up e ho preso questi orecchini qui, che in realtà non nascono come orecchini ma nascono come decorazioni per i capelli. Invece a me piace molto applicarli qua come orecchini. Ne avevo già un altro che ho perso. Invece ho trovato questa confezione da 30 pezzi, pagata forse 2 euro e qualcosa, quindi proprio poco e niente, e devo dire che mi piacciono tantissimo, quindi insomma sono molto molto soddisfatta. Ho preso poi anche questi qua con diverse forme, quindi c'è la luna, c'è la stellina, c'è un piccolo strass, insomma un puntino, un chiodino, insomma diverse alternative, mi sembra siano 7, e in teoria nasce per il naso, quindi sono i nasini, e infatti come potete vedere il gancio dietro è il gancio proprio da piercing al naso. Invece io li sto utilizzando per il trago. Non è molto facile metterli perché sono proprio molto piccolini, però insomma un po' di pratica e si riesce a metterli. E anche questi sono molto carini, non mi stanno facendo allergia, il che è praticamente un miracolo, perché queste cose diciamo in acciaio solitamente mi danno molto fastidio, quindi mi si gonfia il trago, mi si arrossisce, mi si infiamma, insomma un casino. Invece devo dire che queste non mi stanno dando fastidio, quindi insomma anche questo acquisto azzeccato. Se volete quindi sbizzarrirvi un po' con piercing, orecchini, anelli, queste cose qua, se insomma siete anche soggetti un po' sensibili, se scegliete le cose insomma dal prezzo un po' più alto, secondo me insomma sono di una qualità accettabile, non dovreste avere problemi. Quindi questo era il mio piccolo haul di Shine, delle ultime cose che ho preso, gli ultimi accessori che ho preso. Spero vi sia utile, e non spendete troppo perché è tipo una droga Shine. Tante volte magari arriva la notifica push sul cellulare, dice vabbè vado a vedere, vado ad aprire e
si spendono soldi, perché è così quel posto maledetto. E vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vado a asciugarmi i capelli, è ora. Ci vediamo al prossimo video.